Green Stage Radio, what you say is what you are. Locali tour d'autore. Locali tour d'autore. Locali tour d'autore. Locali tour d'autore. Fabio, siamo appena tornati dal Piemonte, ma qua va la gente che abbiamo incontrato in Piemonte. Siamo stati benissimo, abbiamo fatto una serata meravigliosa a Cagliano, alla chiesa dell'Annunziata, e poi siamo stati a San Damiano con Don Giuseppe. Io l'ho battezzato Don Giuseppe, ma in realtà è Don Antonio, e abbiamo avuto un'accoglienza meravigliosa e sono felice di iniziare questa bella puntata di Locali Tour d'Autore. Quindi dobbiamo ringraziare tutti quanti nella 37esima puntata perché sono stati con noi, hanno assistito a tutto il nostro percorso, cioè siamo diventati piemontesi in questi due giorni. Ma ti rendi conto? Cioè, non so se mi piego. E con chi? Con? Io. E io. Due. I due, cioè. I due, Mauro e Roberto. Il nostro grande ufficio stampa. Yeah. Yeah. Ma dopo ne parleremo con Mauro. Ma pensa che è venuta pure la zia Maria, l'abbiamo tirata giù da casa. È venuta la zia Maria, è venuta a trovarci, che bello. Dai, oh, è un desiderio, anzi a proposito. Locali tour d'autore.
Ciao, sono Gianni Maritanti del Prisma e anche io do voce alla Qualitur d'autore. Tutti i romani, in particolare tutti gli studiosi, gli appassionati di Roma, hanno un debito enorme verso la figura storica di Ettore Roeser Franz, che con i suoi 120 acquerelli del ciclo Roma sparita ha consegnato per sempre alla memoria il ritratto della città medievale contadina, l'aspetto urbanistico e sociale di un'urbe dalle rovine magnifiche, che però con la sua elezione a capitale del neonato Regno d'Italia, dopo la breccia di Porta Pia del 1870, era destinata a cambiare per sempre il suo volto con ampie demolizioni e ricostruzioni. Oggi la vita di Ettore Roeser Franz rivive in un bellissimo romanzo di un suo discendente diretto, Francesco, pubblicato da Intramenia. È il racconto di un uomo fuori dal comune, di un artista e un fotografo sempre felicemente ispirato, ma anche lo spaccato vivace di un'epoca dove si muovono personaggi famosi come Wagner, Goethe, Liszt e Gregorovius. Ettore intuì le profonde trasformazioni e le disinvolte, per non dire sciagurate, speculazioni edilizie della nuova Roma italiana dopo tanti secoli di potere temporale dei papi. Il suo sguardo nostalgico di artista e fotografo è arricchito però quasi infiammato da una speciale sensibilità sociale, da una particolare predilezione per i poveri e per i semplici. Anche lui sperava che il Risorgimento avrebbe portato un senso di giustizia e un benessere economico più diffusi, ma il suo ideale umanitario fu contraddetto dai fatti e dalle scelte della classe dominante. L'autore del romanzo oggi giustamente rilancia la proposta di intitolare al suo avo le rovine di Ponte Rotto vicine all'isola Tiberina. Glielo dobbiamo al magnifico cantore di Roma sparita. Da Belli e Pettinati, Arianna Dalbenzi su Localitur d'autore. Live. Thank you.
Allora, Mariano Borrelli, presentatore di questo gruppo di artisti che si esibiscono per Belli e Pettinati si chiama, giusto? Esatto, Mariano, Belli e ciao Pettinati. Ciao a tutti, ciao a tutti. Sì, Belli e Pettinati di Lendinara. Lendinara è un locale di... Rovigo, è un locale che proprio è nato per la musica live, è un locale stile anni 80, ma che proprio risponde a quelle che sono le esigenze della musica, no? Di quella vera, di quella fatta un po' vera, un po' autentica, un po' grezza magari, però sicuramente quella che si ascolta molto molto piacevolmente. E non ce ne sono tanti di locali così, di imprenditori che fanno queste cose, perché molto spesso c'è un po' di paura, perché magari sai, la musica disturba chi fa cena, oppure ci sono generi musicali che magari non sono sempre apprezzati, mentre una volta la musica live nei locali era, insomma, comunque fondamentale, importante, perché dava la possibilità di ascoltare anche buon lavoro che organizza eventi, quindi è vero allora, ecco. Sì, no, è verissimo, però ecco, in questo caso c'è la fortuna proprio quella di avere una titolare, una donna tra l'altro, che ci crede in queste iniziative, si chiama Cristina Tressino, e crede in queste iniziative e ci dà spazio. Non è la prima volta che mi dà la possibilità di far esibire dei ragazzi non proprio conosciuti, emergenti, e magari anche con qualche novità. Ci crede, insomma, lei ci va, si va proprio a nozze con Cristina, ecco. Non è assolutamente mai stato un problema. No, meno male. Insomma, fa piacere trovare sempre persone che sono disponibili. Senti, la qualità di questi ragazzi, tu come l'hai trovata? Cioè, intanto come sono? Sono principianti, semiprofessionisti? Come li vedi? Come li classifichi? Guarda, c'è un po' di tutto. In questa selezione c'è un po' di tutto, perché effettivamente abbiamo sia ragazzi che hanno già inciso qualcosa, che hanno già provato anche l'esperienza di una sala di incisione, come invece ci sono ragazzi che proprio suonano la chitarra e per la prima volta magari si esibiscono con un loro brano in pubblico. Ci sono delle cose molto interessanti, soprattutto nei testi, e come magari sì, dopo si sentirà, sicuramente molti sono con chitarra e voce, e quindi praticamente abbiamo un arrangiamento molto molto base, però ti fa spiccare sicuramente quella che è la poesia che invece raccontano, insomma, con le parole, con i testi e con quello che hanno veramente da dire questi ragazzi. Quindi veramente troverai un po' di tutto. Infatti, sì, sono d'accordo con te. La cosa bella è proprio la loro disponibilità, il modo di anche vario, insomma, hanno dei generi diversi, però tutti comunque molto disponibili ad incontrarsi e a discutere tra di loro, cercando anche di imparare. Così ti dirò che, vivendoli dal vivo, così come è successo a me in questa occasione, la grande disponibilità proprio a interfacciarsi, ognuno ha ascoltato l'altro, ognuno ha non giudicato, perché è una brutta parola, però l'ha proprio valutato, ha valutato le non sotto forma del giudizio, ma sotto forma proprio della qualità, no? Cioè proprio sentivi i commenti, guarda che bella frase, pure mi piace, qualcuno ha detto qua si potrebbe prendere anche spunto, quindi insomma una serie di cose che proprio veramente mi ha fatto capire che il mondo è qui, è nei giovani, quel mondo ancora pulito, quel mondo ancora oserei dire quasi raffinato, insomma, ecco, perché è sicuramente più raffinato questo, insomma. Sì, no, ma ci sono delle belle idee, secondo me ci sono dei ragazzi che possono, che fanno una bella strada e hanno già delle idee chiare. Ciao, sono Davide Trevisan e questa è Andare Via su Locali Tour d'Autore. Vedo poca voglia di vivere, provare per un giorno anche a dire no, no. Sono da sempre qui, in bilico tra gioia e abitudini, ma a volte per vedersi è bellissimo allontanarsi un po'. Tra nuovi colori e sapori, voglio
Tour d'autore. Colorificio Mariotti Foligno, azienda leader nel settore delle vernici dal 1952. Produce e vende non solo in Italia ogni tipo di vernice per interni, esterni e segnaletica stradale. Colorificio Mariotti da oltre 60 anni colora la tua vita. Chiama il numero 0742 32 0500 0742 21 83 1 oppure vai sul sito colorificiomariotti.it info@colorificiomariotti.it. Colorificio Mariotti Foligno, per cambiare colore al mondo. To change the colors of the world. Green Stage Radio. Acqua oligominerale Sassovivo. Da 100 anni fa bene a te e fa bene all'ambiente. Sgorga in un ambiente incontaminato al centro dell'Umbria. Acqua oligominerale Sassovivo. Solo in vetro, da sempre. Fontedisassovivo.com 389-6043-741. Green Stage Radio. Rossi Luigi Mercedes-Benz Service Foligno. Da oltre 50 anni il service di riferimento per la tua Mercedes. La manutenzione completa su auto, furgoni e camion viene eseguita da tecnici esperti con strumentazioni all'avanguardia. Rossi Luigi Mercedes-Benz Service Foligno garantisce l'utilizzo esclusivo di ricambi originali con competenza, cortesia e qualità. Vi offre anche noleggio furgoni 9 posti senza conducente e auto di cortesia. Telefono 0742 39 43 00. info@rossiluigi.it. Green Stage Radio. Ciao a tutti, sono Benedetta Munari ed ora vi farò ascoltare un mio brano inedito in inglese intitolato Walking Around qui su Locali Tour d'autore. Live. Walking around,
walking around, walking around, walking around, walking around, but I'm holding on. Walking around, walking around, walking around, walking around, walking around, but I'm holding on. Tu ne fai tanti, ne organizzi tanti di eventi, nel tuo percorso musicale ne hai realizzati diversi, magari ne hai qualcuno al quale sei particolarmente affezionato che ti ha formato di più. Guarda, ognuno dà qualcosa, io non amo le classifiche proprio per questo, in genere non mi piacciono i concorsi proprio per questo motivo, cioè nel senso che ovviamente ci deve essere sempre chi emerge, ci deve essere sempre un primo, un secondo e un terzo. Però non è detto che chi arriva prima poi sia il più bravo, insomma è solo semplicemente quello che è arrivato magari alle orecchie prima degli altri, insomma, quindi ha magari questo merito, però magari la canzone più bella viene fuori poi dopo. Sinceramente a me piace, mi piacciono le canzoni, mi piacciono i cantanti bravi, mi piace anche però il cantautorato, quello che magari esprime di più con le parole piuttosto che con la voce, quindi ogni cosa che io sono andato a fare sinceramente mi ha dato veramente delle belle esperienze, quindi non ti saprei dire cosa o quale concorso o quale manifestazione insomma mi è piaciuta di più. Certo, tra l'altro, sì, tra l'altro i ragazzi meritano tutti indistintamente, insomma, quindi non farei una classifica, ecco, da questo punto di vista. Sì, no, ma sono assolutamente d'accordo con te. Le opportunità che offrono queste serate, secondo te, sono accrescono l'esperienza? Beh, certo. Oppure, cioè, cosa consiglieresti ad un ragazzo che vuole presentarsi a una serata così, che ripeto non è un concorso, è Locali Tour d'autore live, non è un concorso, sono delle opportunità dove potersi esibire sul palco e far sentire, esatto, la propria musica. È una maniera bella per far sentire la propria voce, è una maniera bella per far sentire la propria musica, le proprie idee, ma sicuramente è una bellissima vetrina, sicuramente, ma da qualsiasi punto di vista la si guardi, cioè dal momento dell'esibizione è bellissimo, perché comunque hai un pubblico davanti, comunque ti esprimi davanti a un pubblico, comunque le persone le guardi negli occhi. Altra cosa meravigliosa, sentirti cantare in radio, penso che sia una delle esperienze più belle che si possa capitare, insomma sentire la propria voce, mica per niente programmi importantissimi come quelli che magari vanno sui canali Rai o Mediaset, adesso cosa hanno trovato? Il sistema per far ascoltare i ragazzi per la prima volta il loro inedito che va per in radio, eccetera, è una cosa che ti dà indubbiamente soddisfazione, quindi evidentemente la strada è giusta, quella che stiamo percorrendo. E poi non dimentichiamoci che siamo accompagnati da grandi artisti, insomma, cioè non sono solo i ragazzi senza voce o quelli che non hanno voce ad esprimersi su Locali Tour, ma insomma stiamo vedendo che ci sono fior fior di professionisti anche sì, sempre legati al mondo del canto, che però si esprimono, certo. Quindi a me fa un piacere enorme che il mio nome venga affiancato a, che ne so, un esperto di musica oppure un vocal coach importante, certo. O insomma un foniatra, cioè, o personaggi di un certo livello, è solo positivo. Senti, un'ultima cosa volevo chiederti: cosa consigli ad un ragazzo per fare una buona esibizione live, per arrivare preparato sul palco di Locali Tour d'autore? Beh, innanzitutto io credo che bisogna, in ogni caso, bisogna studiare, nel senso che io non credo soltanto nell'impeto, nell'istinto, nel fatto, fra virgolette, di arrivare nei sentimenti degli altri. Bisogna sì arrivare, però bisogna ovviamente arrivarci sapendo che cosa fare, quindi bisogna studiare canto, bisogna studiare uno strumento, quello sicuramente, bisogna conoscere la musica, bisogna esercitarsi molto, non si può arrivare e improvvisare, quello no, insomma, quello sicuramente se si vuole intraprendere la strada seria. Poi chiaramente bisogna anche avere un attimino di fortuna, ma questo ci sta in tutto
in tutti i lavori, in tutte le professioni. E il momento giusto non si sa qual è, l'importante però è provarci a esserci nel momento giusto. Giusto. Mariano, grazie per la chiacchierata, e adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di artisti che appunto all'Endinara hanno portato la loro musica e a belli e pettinati, quindi proprio ma curati al massimo. Grazie. E ascoltiamo alcuni brani. Grazie a grazie Mariano a voi. Ecco, niente, volevo solo una cosa, Fabio, scusami, precisare che i live sono sempre aperti, quindi qualsiasi persona abbia voglia di farmi sentire o di farci sentire i loro brani possono scrivere direttamente alla mail, se vuoi la do, così sì, possiamo tranquillamente ascoltarli e poi magari invitarli quando siamo in zona, insomma, perché un po' vai tutta pure l'Italia la giriamo, ecco, quindi certo, mi fa piacere lanciare questo invito, insomma. Quindi vabbè, Mariano Borrelli 63@gmail.com. Laura Franceschini, non arriverà Natale. Da belli e pettinati live. L'aria rarefatta si respira a malapena dentro l'eco di una città distrutta che divide e ci avvelena. Da stamani la vita si è interrotta, c'è un vento di macerie negli occhi di chi ancora spera nel ritorno di Valeria. C'è una storia che madre di tutte le storie, un destino che figlio di queste barriere, che parlano di Dio, schiavi di religione, ma offendono anche l'anima per un'ora al potere, e anche se non ci sarà mai vincitore, si coprono di onore e medaglie al valore. Da stamani sembra tutto diverso, mentre tutto resta uguale, e quest'anno non arriverà Natale. Dopo quello che è successo, c'è una storia che è madre di tutte le storie, un destino che è figlio di queste barriere, e parlano di Dio, schiavi di religione, ma vendono anche l'anima per un'ora al potere. Sanno anche a vivere, c'è chi dice io non sono come loro e si sentono al sicuro, c'è chi crede ancora di avere la ragione escludendo chi è straniero di un altro colore, e parlano di Dio, schiavi di religione, ma vendono anche per un'ora al potere, e anche se non ci sarà mai un vincitore, si coprono di onore e medaglia al valore, e quest'anno non arriverà Natale. La cosa più bella quando si fa musica è l'incontro tra un arpista e un flautista. Non so chi abbia avuto l'idea di
di creare questo incontro? È nato prima dall'arpista e poi l'arpista ha incontrato il flautista, poi il flautista ha incontrato l'arpista. Com'è andata? Adriano ha chiamato praticamente a casa perché cercava un arpista per fare un concerto e così ci siamo conosciuti. Intanto io sto parlando con Antonella. Antonella? Mezzalira. Tu di dove sei? Di Grisignano di Zocco. E suoni l'arpa? Arpa classica. E quindi hai incontrato Adriano, ti ha chiamato Adriano, e poi cos'è successo? Che ci siamo incontrati per un po' provare e ci è piaciuto, diciamo, il nostro modo, cioè ci siamo trovati nelle idee musicali, quindi abbiamo formato questo duo che dura dal 2001 e continuiamo a far concerti, matrimoni, cerimonie di qualsiasi tipo, insomma feste e quanto... Che tipo di repertorio fate voi? Come chiaramente siete la formazione è solo arpa e flauto traverso. Abbiamo collaborato con una cantante per diversi anni, quindi avevamo un trio. Adesso attualmente la nostra cantante ha preso un'altra strada, per cui siamo rimasti in due. E come repertorio facciamo classico, facciamo celtico, anche anni 60, dipende che cosa ci chiedono e che occasione dobbiamo suonare, perché a volte se è una festa possiamo anche, non so, fare delle trascrizioni su anni 60, canzoni, proprio musica leggera, insomma. Adriano, com'è suonare insieme ad un'arpista così decisa e così preparata? Fantastico. Io ho suonato per 50 anni insieme con in orchestra, facevo parte del Quintetto Veneto, suonato in orchestra, eccetera, però dopo tanti rapporti ho trovato la persona con cui sono proprio in sintonia su tutto, diciamo. Insomma, mi sembra un duo ben affiatato questo. Cosa ci farete sentire? Dei pezzi che abbiamo arrangiato, un brano celtico, un brano da chiesa che comunque abbiamo modificato noi, un brano mio che ho scritto proprio personalmente solo per arpa e un brano per flauto solo che ha scritto lui. E allora, se qualcuno volesse contattarvi per una festa, per una qualsiasi esibizione, vorremmo avere la vostra email, se c'è un profilo Facebook. Lui ha l'email, se no attraverso il cellulare di solito noi ci facciamo contattare. Lui però è lui che ha l'email, io non la so a memoria le sue email. Non siete su Facebook, sui social non ci siete? Eh? Oh ragazzi, bisogna Instagram, raccomando, è importantissimo per vendersi, cioè è fondamentale. Qui bisogna trovare una responsabile commerciale marketing. Allora va bene, intanto dimmi come possono contattarti. Adriano.marchetti1 in numero @virgilio.it. Ok, lascia anche un cellulare se vuoi, mi parlavi di cellulare, così eventualmente qualsiasi cosa, perché siete bravi, quindi mi sembra anche corretto e giusto poter promuovere. 340 712 6881. Tanto questo andrà soltanto in poche migliaia di persone lo ascolteranno, quindi non aver paura, insomma, lo teniamo solo tra di noi, insomma. Ok, allora ci vediamo più tardi, ci sentiamo. Cosa dire? In bocca al lupo, ed è bellissimo sentire la vostra formazione. Grazie. Ciao, sono Tamara e questo è Mille, su Locali Tour d'Autore. E non più di 4-5, amore mio, delle gelosie ho perso il conto un po' di tempo fa, ma rifiorirà quella voglia e quel profumo di poesia, dove sarà chissà. Di
Colorificio Mariotti Foligno, azienda leader nel settore delle vernici dal 1952. Produce e vende non solo in Italia ogni tipo di vernice per interni, esterni e segnaletica stradale. Colorificio Mariotti da oltre 60 anni colora la tua vita. Chiama il numero 0742 32 0500 0742 21 83 1 oppure vai sul sito colorificiomariotti.it info@colorificiomariotti.it. Colorificio Mariotti Foligno, per cambiare colore al mondo. To change the colors of the world. Green Stage Radio. Acqua oligominerale Sassovivo. Da 100 anni fa bene a te e fa bene all'ambiente. Sgorga in un ambiente incontaminato al centro dell'Umbria. Acqua oligominerale Sassovivo. Solo in vetro, da sempre. Fontedisassovivo.com 389-6043-741. Green Stage Radio. Tecnofilo Umbro, coperture, reti per recinzione, pannelli elettrosaldati, reti ombreggianti, recinti elettrici, accessori per la posa della recinzione. Tecnofilo Umbro, pali, imballaggi agricoli, fili di ferro per presse, fili plastificati e zincati, pelle e zootecnia. Da Tecnofilo Umbro trovi anche pannelli coibentati e spaghi di polipropilene per presse raccoglitrici. Tecnofilo Umbro, via Fornaci Hoffman 2A, Foligno, Perugia. Telefono 0742 23 968 0742 20 425. Tecnofiloumbro.it. Tecnofilo Umbro, dal 1980, una garanzia di qualità. You are on Green Stage Radio. Francesco Zarzana. Zarzana, Zarzana, sei regista, sei fai teatro, fai un sacco di cose, quindi iniziamo dal cognome, come si pronuncia? Ma è facile, io dico sempre, chiamatemi sempre come la città ligure, però con l'accento iniziale, quindi è un Zarzana semplicissimo, ecco. Con l'accento sulla seconda. Perfetto, allora grazie, almeno siamo usciti fuori da questo, perché avevo un dubbio che avevo da quando ci conosciamo. E allora mi piaceva iniziare proprio così. Io avrei bisogno di capire un po' meglio chi è Francesco, perché non è semplice catalogarti e dire allora Francesco si occupa di cosa fa Francesco, ecco, facciamocelo dire da lui, di cosa ti occupi, visto che noi tra poco inizieremo anche a fare qualcosa insieme. Sì, no, mi occupo di tutto quello che è cultura, a partire dalla scrittura, scrittura teatrale, regia teatrale, cinematografica, dirigo un festival letterario a Modena da 11 anni e penso che la giusta etichetta, metto le virgolette, sia quella di operatore culturale. Mi sento più un operatore culturale che non soltanto una di queste cose che ho appena elencato. Operatore culturale, però dentro c'è, come dicevi, scrittore, cioè tu sei un regista, scrivi sceneggiatura, sei uno scrittore proprio di testi, stai collaborando, ed entriamo proprio nello specifico, in questo periodo con Barbara Schiavulli. Mi pare che ti occupi anche di fiction, di film, dimmelo te, va, sì. Così non evito di fare gaffe. Sì, sono, sta per uscire un mio nuovo docufilm, ecco, che è legato a una figura di una donna straordinaria, Gina Borellini, una partigiana emiliana che è stata tra le prime donne a entrare nel Parlamento nel 1948, 70 anni fa, con una storia incredibile, è stata ha rischiato di essere fucilata varie volte, ha perso una gamba, insomma una donna che ha lottato per la libertà e la democrazia, e ne parlo in questo film documentario che uscirà nei prossimi giorni, che sei andata a presentare proprio ultimamente, mi sembra, a Roma, giusto? Sì, l'ho presentato alla Casa del Cinema come prima presentazione ufficiale a una platea di giornalisti del settore, e al proprio Book Festival di Modena ci sarà la prima proiezione pubblica il 25 marzo
Sasso, ho scelto Modena perché è la città natale di questa donna ed è giusto che la città stessa, insomma, si stringa attorno a questa straordinaria figura. Giustamente, e proprio a Modena, due giorni prima succederà qualcos'altro. Esatto, e Modena Book Festival sarà teatro anche di una iniziativa alla quale tengo molto, è un reading su un testo tratto da un libro di Barbara Schiavulli dal titolo emblematico Quando muoio lo dico addio, scritto da Barbara Schiavulli. Io ne ho curato la drammaturgia e abbiamo deciso che con Barbara c'è un rapporto d'amicizia che dura tanti anni, abbiamo deciso che invece di lasciare la lettura ad attori, attrici, professionisti, era molto più bello e stimolante anche essere noi stessi che abbiamo scritto il testo a raccontare al pubblico questo testo che racconta di tre storie legate ai tre estremismi della religione, non solo quella islamica che è il luogo comune che tutti abbiamo, ma anche a quella ultraortodossa ebraica e anche a quella cristiana. Questo però non da un punto di vista politico, non c'è un dito d'accusa, noi non prendiamo posizione, ma soltanto perché vogliamo raccontare le storie che parlano da sole. Ciao, siamo i Baruffa e la prossima che vi faremo ascoltare su Locali Tour d'autore è Ti darò un perché, il nostro primo singolo. D'autore.
dottore. Storie poi tra l'altro forti, molto toccanti, perché già il titolo "Quando muoiono dico addio" ed è una frase detta da un bambino siriano, mi diceva Barbara Schiavoli, che tra l'altro è la nostra collaboratrice per Radio Bullet, la famosa Barbara Bullet, esatto, che è appunto giornalista di guerra, quindi una donna tosta che va nei territori molto complicati e ha trovato questa frase, mi diceva appunto, da presa in prestito da un bambino che in Siria sotto la guerra, insomma, una cosa tragica, tremenda, insomma, non semplice. Barbara appunto col suo coraggio e frequentando le zone di guerra ha anche qui rimetto le virgolette, questa opportunità di poter vedere per raccontare. Quando quel bambino le disse quella frase, gli occhi di un bambino che stava vedendo le brutture della guerra sono gli occhi di tanti bambini, sì, delle tante zone di guerra sparse per il mondo. Questo reading sarà appunto il 23 marzo a Modena, sarà come anteprima ufficiale del Book Festival, nello spazio La Tenda di Modena alle ore 21, ingresso libero, vogliamo che possa, bravo, essere fruito da chiunque, e avrà in scena accanto a noi due grandi artisti che sono i Jalis, che io non conosco perché ne ho sentito parlare di questi due pazzi, questa coppia che ha vinto un Sanremo tanti anni fa, e sì, beh, no, guarda, siamo onorati di collaborare con voi musicalmente, anzi vi ringraziamo perché insomma ci portate dentro questo mondo e questa vita del teatro, che è qualcosa di bellissimo, con un testo così importante. Ci tenevamo alla vostra presenza adesso, senza volervi incensare perché non avete bisogno, ma ci tenevamo che artisti di qualità e soprattutto di grande sensibilità come siete voi, non a caso avete immediatamente colto il senso del nostro lavoro quando ve l'abbiamo proposto, oltre al privilegio di lavorare insieme a voi proprio in scena, credo che siate veramente il valore aggiunto di un reading che c'ha anche l'ambizione di poter girare parecchio, ma solo perché dà veramente strumenti di riflessione. Quindi il 23 marzo vogliamo rilanciare questa cosa, anche perché eventualmente se ci fossero delle persone che volessero prenotare, che volessero prendere più informazioni, tu hai detto già, certo, che l'ingresso è libero, però insomma, sì, magari avere, no, i posti sono sempre limitati, è il primo che arriva. Certo. No, infatti noi adesso nei prossimi giorni ci sarà una comunicazione più fitta, ti ringrazio anche di questa opportunità di lanciare subito insomma questo appuntamento alla quale noi ci teniamo tanto, però sì, ma aspettiamo che possiate condividere, che il pubblico possa condividere con noi la nostra emozione. Noi attiviamo tutti i canali di Locali Tour d'autore, tutte le radio che sono collegate a noi, i social che poi attraverso gli artisti, attraverso te, attraverso le persone che collaborano con noi mettono in moto il tam tam, perché qui ci sono delle storie importanti, sono dei punti di vista presi dalla vita, una vita comunque dedicata alla religione, quindi le tre principali religioni che citavi, viste da Barbara Schiavulli e Francesco Zarzana, in un modo molto limpido, molto molto chiaro, con tre storie molto forti e secondo me non si può mancare. E viste musicalmente anche dai Jalis. E vabbè, mettiamoci anche questo, musicalmente ci sono anche i Jalis, ma insomma questo poi lo scopriremo quando verrete a sentire e a vedere e a vedere questo spettacolo fantastico, appunto ci sarà il 23 marzo a La Tenda a Modena. Perfetto, ore 21. Francesco, grazie. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Sono Skin Shiver, vi faccio ascoltare il mio brano Summer Sunny Day su Locali Tour d'autore. Da belli e pettinati. Live. Hiding on the sky.
Di Localitur d'autore di questa settimana termina con il tuo Teuccio. Eh sì, questa volta l'ho fatto in anticipo, l'ho fatto prima che la puntata finisca, quindi adesso me lo assaporo, me lo gusto insieme ai miei biscottini, insieme alle mie fette biscottate, perché questa settimana è stata veramente impegnativa dal punto di vista culinario in Piemonte, ragazzi, in Piemonte. Ma quello che ci hanno regalato, ci hanno dato allora salami, vino, agnolotti, agnolotti col sugo, cioè ragazzi, veramente siamo arrivati a casa pieni zeppi con la macchina che proprio scoppiava come noi, che
Vogliamo parlare delle noccioline, la zia Maria che ci ha ringraziato con le noccioline. Beh, guarda, con le noccioline se fai i biscotti cantucci vengono una favola. Non invitare tutti però, un po' alla volta. No, però dobbiamo darla anche un... magari dai, la prossima volta daremo anche la ricetta di come li fai te, di come fai tu i cantucci, quelli fantastici. Va bene, diamo anche la ricetta dei cantucci. Intanto io mi gusto il tè però, Bene, intanto salutiamo e ricordiamo, scaricate l'applicazione perché vi permette di guadagnare sia in salute che gli euro attraverso semplicemente delle camminate, delle pedalate. Quindi, dato che è totalmente gratuita, fatelo perché sta funzionando e tutta l'Italia sta guadagnando in salute e in euro. Siamo tutti più belli, più snelli e più economicamente felici, va, dai, diciamola così, va. Senti, salutiamo tutti quanti, grazie e vi aspettiamo nella prossima puntata e vi aspettiamo al premio Solidarietà Angela Dall'Anna, dove saremo ospiti per Locali Tour d'autore, quindi saremo lì quella sera a Zero Branco in provincia di Treviso. Ciao ragazzi, io vado a bermi il mio teuccio, la 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 la. Locali Tour d'autore. Green Stage Radio. Acqua oligominerale Sassovivo. Da 100 anni fa bene a te e fa bene all'ambiente. Sgorga in un ambiente incontaminato al centro dell'Umbria. Acqua oligominerale Sassovivo. Solo in vetro, da sempre. Fonti di sassovivo.com 389-6043-741. Green Stage Radio. Rossi Luigi Mercedes-Benz Service Foligno. Da oltre 50 anni il service di riferimento per la tua Mercedes. La manutenzione completa su auto, furgoni e camion viene eseguita da tecnici esperti con strumentazioni all'avanguardia. Rossi Luigi Mercedes-Benz Service Foligno garantisce l'utilizzo esclusivo di ricambi originali con competenza, cortesia e qualità. Vi offre anche noleggio furgoni 9 posti senza conducente e auto di cortesia. Rossi Luigi Mercedes-Benz Service Foligno. Telefono 0742 39 43 00. rossiluigi.it. Info chiocciola rossiluigi.it. Rossi Luigi Mercedes-Benz Foligno. Ti fa vivere la tua Mercedes senza pensieri. Green Stage Radio. Green Stage Radio, what you say is what you are.